siamo saliti con la In due, funivia solo in due. perché vogliamo recuperare un po' di tempo per evitare, perché dicono che alle 4 piove, quindi questi 600 metri di dislivello ce li facciamo in Folle, funivia. Comunque, ragazzi, questo non vuol dire che non saliremo, perché dovremo salire per 1400 metri ugualmente. Siamo perfettamente sul giro. Salta, sei pronta? Iniziamo. Spettacolo! Siamo sopra le nuvole, cime innevate, temperatura sarà 15 gradi, si pedala da Dio, vegetazione splendida, un verde verde verdissimo. Spettacolo gratuito! Ragazzi, benvenuti a Fagolandia! Chi voleva il fango? Devo dire che quando faccio queste curve così veloci, dove non vedi cosa c'è dietro, cioè devo dire che ogni tanto mi viene un po' quell'angoscia di dire cazzo, adesso giro e mi trovo l'orsetto, eh! Che posticini ci sono, Bruno, vero? Fighissimi, Belli oggi, eh? Mai passato. fighissimo. Questa qua era, cioè, ho sempre fatto questi giri qua intorno, ma non questi passaggi che ho lasciato tracciare oggi a Komoot. E devo dire che gli ho dato due o tre punti dove volevo passare. Gli ho detto, cazzi tuoi, fammi te la traccia per salire. Ma devo dire che la tracciata al momento veramente spettacolare. Sì, ha scelto proprio dei sentieri, Che non conoscevamo. salita mai estrema. Avevo appena detto che Komoot era stato bravo, che aveva fatto una traccia per muscolare. Me la sono tirata, cazzo. Questa invece adesso sarebbe divertente per una bella e-bike, con sassi bagnati, radici. Ho pedalato per un po', però raga, in salita su questo terreno oggi qua così viscido, è dura. Spettacolo! Nuovo opponente, siamo arrivati! Nuovo opponente? Corno? Via, giù! Bellissimo questo albergo! Stupendo! Buongiorno! Guarda che c'è la jacuzzi c'erano le jacuzzi sopra il terrazzo, guarda! Guarda, guarda! Che sconti che ci ha regalato oggi questo giro! Che paesaggi! Eccola qua, l'ultima salita, l'ultima, gli ultimi 250 metri di dislivello sono loro, prima di arrivare al momento godimento. Allora,
alla Marica Caparra. Che buono! C'è lì i gnocchetti con gli asparagi. E aglio orsino. E aglio orsino. Bruno, incomincia a piovere. E questo significa che la discesa sarà ancora più bella. Miriamo all'orfondo orizzonte il maestoso paese di Aldino. Aldino, Aldino. Dio del Dei. Andiamo. No. Adesso inizia un single trail, diciamo, niente di che, però per questa giornata di oggi, visto un po' uggiosa, che non ci ha permesso comunque di fare quello che vogliamo, ce lo godremo. Bene, iniziamo! Vai! Una pausa in calda. Allora ragazzi, it's not possible, non è possibile. Si è scaricata due batterie di GoPro, purtroppo non le avevo caricate, si sono scaricate nella discesa. Più bella. Il pezzo più bello, ma vabbè, che se ne frega. Il giro lo mettiamo lo stesso perché la discesa che viene giù dal canyon di Bronzolo, dai, la si conosce ormai, non è che non abbiamo inventato niente, no ragazzi? No. Comunque, Birozza e anche oggi anche portato oggi a casa quasi 70 km oggi, portato a casa, eh. Bene, ciao!